La cosa che è di impedimento alla grazia di Dio è che molto spesso noi non abbiamo perdonato la nostra storia. Non abbiamo perdonato che non è andato così come ci eravamo immaginati. Non abbiamo perdonato le contraddizioni della nostra vita. Non abbiamo perdonato l'incontro con la croce. Questo ci impedisce la Pasqua. C'è un gesto bellissimo che l'Evangelista Giovanni pone al posto dell'ultima cena, che è la lavanda dei piedi. A un certo punto Pietro dice: "Tu non laverai mai i piedi a me". Gesù gli dice: "Se io non ti lavo i piedi, tu non ti puoi sedere a tavola". L'esperienza della riconciliazione è permettere a Gesù di toccarci nella nostra parte più sporca, nella nostra parte più puzzolente, fratelli, nella parte che racconta di più la strada che abbiamo fatto. Perché se non ti senti amato in quella parte della tua storia così difficile, così buia, non riesci nemmeno a sederti a tavola. L'unica cosa che impari del cristianesimo sono risposte a memoria. Puoi imparare il catechismo, ma non sai che cos'è il credo.